Buonasera e bentrovati a Sport in Provincia. Oggi parleremo di tennis e con me ci sarà Gabriele Tossio. Ciao Gabriele. Buonasera a tutti. Sì. Parleremo di tennis e di Tirreno Power, il torneo LTF in scena sui campi in terra battuta del DLF, un torneo che è arrivato alla sua nona edizione, che andrà in scena fra circa 2 mesi. Adesso poi avremo anche il presidente del DLF Tennis Club, Sergio Fiorini, che ci darà maggiori delucidazioni e quindi ci dirà con precisione quando partiranno le eliminatorie per una nona edizione, come abbiamo detto, Gabriele. Siamo arrivati alla nona edizione, quindi successo, già Sì, 8 diciamo che edizioni. ormai è diventata una kermesse importantissima in città, è attesa da tutti, sarà sicuramente un'edizione bella, anche perché ogni anno assistiamo a delle giocatrici che poi si affermano anche a livello internazionale, in classifiche ATP, non ultima la Knapp che ha ripreso e quest'anno si candida per un ruolo da protagonista, staremo a vedere, anche perché è una giocatrice italiana, ne faremo tutti il tifo, insomma. Allora, intanto dovremmo avere in telefonica Sergio Fiorini. Sergio, ci sei? Buonasera. Salve, buonasera. Allora, tu sei il nuovo presidente del DLF Tennis Club, ce lo confermi innanzitutto, perché questa è una Sì, notizia te lo confermo, degli c'è ultimi questa giorni. nuova gestione quest'anno che fa capo all'associazione tennistica S88 di Marco Sargolini. Abbiamo cercato di comune accordo con la dirigenza del dovolo ferroviario di dare un po' una svolta anche al circolo tennis del DLF e sicuramente Marco Sargolini era la persona più indicata affinché ci potesse essere questa nuova gestione. Allora Sergio, innanzitutto io partirei da una data. Ce l'abbiamo una data precisa o comunque giù di lì, quando partiranno le qualificazioni al tabellone principale? Ma assolutamente sì, perché ormai siamo arrivati in dirittura d'arrivo, chiaramente. Il torneo inizierà ufficialmente il 27 di aprile, che è un sabato, e quindi il 27 e il 28 si effettueranno le gare di qualificazione per il tabellone principale, che partirà il giorno 29 di aprile. Fino ad arrivare al fine settimana, quindi tra il 3 di maggio e il 5 di maggio, si effettueranno le finali del doppio, che anche quest'anno chiaramente sarà inserito nella manifestazione, per proseguire poi il 4 maggio, che è un sabato, dove ci saranno le semifinali del singolare, e come tutti gli altri anni, la data classica della domenica che chiuderà la manifestazione con la finale del torneo di singolo. Tabellone principale sempre a 32? Assolutamente sì. Ascolta Sergio, nell'arco degli anni, noi lo stavamo già accennando con Gabriele, che è qui a fianco a me, Gabriele Tossio, e stavamo accennando al successo di questo torneo, perché comunque Sì. Sì. quest'anno sarà la nona edizione e specialmente, si ripete tante volte ormai quando si parla di sport, si lega necessariamente lo sport alla crisi economica che sta, diciamo, un po' travolgendo l'Europa intera, l'Italia in particolare, come altri paesi, poi se vogliamo. Però è ancora più importante riuscire a dar continuità ad un torneo come questo anche con questa crisi. Come si fa? Ma assolutamente è tutto vero quello che tu già hai citato. E come tutti gli anni chiaramente dobbiamo come organizzazione fare un grosso, grosso applauso chiaramente a tutti coloro che ci stanno seguendo a livello sponsorizzazione e in particolare chiaramente al main sponsor che è la Tirreno Power che anche quest'anno ha fatto un grossissimo sforzo per far sì che comunque la manifestazione si svolgesse. Allo stesso modo ringrazio il Comune di Civitavecchia che se anche in maniera diciamo, indiretta ha contribuito a far sì che comunque altri sponsor aderissero alla manifestazione. Quindi un grosso ringraziamento va anche al sindaco Pietro Ridei. E
e al delegato allo sport Ivano Iacomelli. E poi tu, a tutta quella miriade di altri piccoli sponsor che comunque anche in un periodo tragico come questo comunque hanno sempre, ci hanno sempre supportato con i loro contributi. Il merito, Sergio, va anche inevitabilmente, ovviamente oltre a te che ne fai parte, a tutto lo staff del DLF che, come mi è sembrato di capire già dalle nostre chiacchierate informali, ha una forza particolare all'interno di questa manifestazione. Sì, in effetti io magari in alcune circostanze dimentico quello che per me ormai è diventato un punto fermo, no? Perché è chiaro che senza lo staff questo tipo di manifestazione non potrebbe andare avanti. Per fortuna siamo un gruppo di amici che tutti gli anni in questo periodo cominciano a lavorare allegramente affinché il tutto si possa poi svolgere nel migliore dei modi. Per fortuna, come citavi tu all'inizio, siamo arrivati alla nona edizione e quindi tutta, diciamo, la parte organizzativa ormai è ben consolidata. Però è chiaro che se non ci fosse la partecipazione di ciascuno di loro, tutto ciò non potrebbe avvenire. E la stessa cosa vale anche per la direzione del ferroviario, perché il presidente Silberto Leoni, la segreteria, Augusto Pierucci e non per ultimo chiaramente Simbertino, che se anche adesso è molto impegnato nella realizzazione dell'ultimo sogno che è il campo in sintetico, chiaramente anche con il loro supporto riusciamo a portare avanti questa manifestazione che penso ormai sia diventata un fiore all'occhiello per la città. Beh, questo sicuramente. Per quanto riguarda il pubblico, Sergio, tu sei da sempre presente all'interno dello staff. Come hai visto evolversi la partecipazione del pubblico? C'è stata un'evoluzione, un'involuzione, anche se so che non è magari facile dirlo. Però io personalmente ho sempre visto in questi anni, io ecco, ti direi una bugia se ti dicessi che lo seguo dall'inizio, ma io sono 4-5 anni però che lo seguo il torneo, come tu sai. E in questi anni ho visto una partecipazione del pubblico, non massiccia, ma comunque una grande partecipazione, per la finale specialmente, ovviamente. È sempre stata negli anni una partecipazione crescente, lo dimostra il fatto che dalle prime manifestazioni poi di volta in volta, come magari possono aver notato chi frequenta magari in maniera più assidua il circolo da anni, dopo le prime manifestazioni abbiamo dovuto per forza di cose ampliare le tribune perché specialmente nella fase finale, quindi tra le finali del doppio, semifinali e finali del singolare, ci trovavamo di fronte poi a veramente una grossa partecipazione di pubblico che purtroppo però poi non riuscivamo a far entrare nelle tribune. Quindi anche il fatto che noi negli anni siamo riusciti comunque ad ampliare la capacità delle tribune, quindi quello significa che comunque gli sportivi ci hanno seguito sempre veramente con passione e lo dimostra il fatto anche che sistematicamente ormai tutti gli anni, nei mesi che precedono la manifestazione, la gente che ci incontra per strada è sempre presente e ci chiede sempre chiaramente se per l'anno in corso poi la manifestazione viene svolta. Quindi anche quello è un sintomo che il torneo è presente e che gli sportivi di Cecchi aspettano sempre che chiaramente venga tutti gli anni svolto. Beh, perché E poi la stessa cosa vale comunque anche per altre particolarità, come può essere anche gli sponsor, che ormai io per esempio quest'anno ho ricevuto delle richieste addirittura da regioni che non sono quelle nostre o limitrofe. Abbiamo avuto richieste di sponsorizzazione che per fortuna stiamo vagliando anche da società che fanno parte di altre regioni d'Italia. Confermiamo anche il fatto che anche quest'anno, come gli anni precedenti, andremo in onda anche sul canale tematico di Sky, Super Tennis, che anche per quest'anno quindi ci ha confermato le
le riprese e quindi poi la messa in onda sulla piattaforma Sky. Beh, questa Sono tutti elementi grande che mi fanno visibilità. pensare che chiaramente il torneo è presente. Una grande visibilità, quindi, che poi si ripercuote, quindi si rispecchia anche nelle varie proposte, quindi sponsorizzazioni. Quindi poi quando uno lavora bene i risultati arrivano. Certo, ovviamente è difficile, l'abbiamo già detto Sì, prima, si dice assolutamente, sempre, assolutamente. però Ma poi. soprattutto perché il nostro speso, lo sai, è quello, il puro spirito sportivo, quindi dietro non è che ci sono altre situazioni legate magari a interessi o cose del genere. Lo portiamo avanti perché la nostra passione ancora è intatta e quindi speriamo di portarla ancora avanti nel tempo. Cercheremo di ripresentare anche quest'anno come l'anno scorso, volevo dare soltanto questa informazione, soprattutto nel giorno della finale cercheremo di far rivenire i nostri amici del tennis in carrozzina, uno perché veramente sono diventati nostri amici e poi perché penso che manifestazioni del genere vanno comunque fatte perché queste persone sono veramente eccezionali. Beh, poi anche ovviamente diventa un altro sport, ovviamente, se poi andiamo nel tecnico, però per alcuni versi, ovviamente, inevitabilmente, però a modo suo è spettacolare anche il tennis in carrozzina, perché comunque si vedono dei numeri importanti anche in questa disciplina. No, hanno dimostrato loro con l'esibizione dell'anno scorso che veramente in alcune circostanze è molto tecnico e sicuramente spettacolare, perché poi comunque ci sono state delle fasi di gioco che veramente hanno strappato gli applausi del pubblico presente. Certo, Sergio, per quanto riguarda la partecipazione delle ragazze, come funziona? Ce lo vuoi spiegare un attimo tu meglio? Nel senso, quando arrivano le prime richieste, le prime adesioni, quando si chiude il tabellone delle. Perché poi sappiamo che alcune, se non sbaglio, vanno di diritto, altre passano per le fasi, scusami, qualificatorie, delle qualificazioni. Quindi, quando cominciano ad arrivare le prime richieste? Allora, le prime richieste non ti nascondo che già sono cominciate ad arrivare per quanto riguarda soprattutto da parte nostra il rilascio delle wild card. Noi praticamente abbiamo la possibilità come organizzazione di rilasciare alcune wild card a delle tenniste che in qualche modo riteniamo che possano far parte del torneo. Noi tutti gli anni cerchiamo di darle a ragazze che magari o sono già presenti nella classifica mondiale a livello juniores, ti faccio un esempio per tutti. La Wozniacki quando è venuta da noi praticamente era numero 2 del mondo, però a livello juniores. Quindi il punteggio che aveva in quel momento probabilmente, anzi sicuramente non le dava diritto a partecipare al nostro torneo, perché come in tutti i tornei chiaramente al tabellone principale accedono le atlete che sono meglio posizionate nella classifica mondiale, nel ranking mondiale. Certo. Quindi, quelli diciamo che entrano di diritto nel tabellone principale. Le altre posizioni vengono assegnate tramite appunto le qualificazioni che si svolgono il sabato e la domenica e poi tramite delle wild card che diamo noi come organizzazione e la federazione internazionale. E tornando alla Wozniacki, in quel caso appunto puntammo sulla numero 2 del mondo juniores, dandole quella wild card che poi in definitiva comportò che la Bosniaca arrivò in finale in quella manifestazione e poi tralascio un po' tutto quello che è stata la carriera di Caroline negli anni successivi perché sappiamo tutti che è arrivata addirittura questa volta ad occupare la posizione numero uno però del ranking mondiale, quindi Quello non che della conta. juniores. E quindi sì, in questa fase noi stiamo valutando alcune richieste che già ci sono pervenute da alcune ragazze che hanno chiesto appunto di essere inserite. Però onestamente la richiesta è molto, molto alta e qualificata. Quindi poi sarà sia la federazione che la parte tecnica del torneo che valuterà poi a chi darlo o meno. Quello poi delle wild card è una decisione, come stavi accennando adesso tu, che dovrà prendere sia diciamo, l'organo tecnico del torneo, sia la federazione di comune accordo. Esatto.
E se non sbaglio, lo scorso anno erano quattro le wild card. Sergio, correggimi perché non vado a memoria. Sì. Le wild card vengono date sia per le qualificazioni che per il tabellone principale. Ad esempio, l'altro anno il nostro direttore tecnico, Sandro Salvini, fu veramente, come si dice, fu veramente mirata, perché praticamente una delle wild card fu data proprio alla Toro Flores, che era stata la vincitrice del torneo precedente, però poi per una serie di infortuni aveva perso molte posizioni in classifica e quindi chiaramente essendo stata la vincitrice del torneo precedente, Sandro Salvini volle chiaramente dare una possibilità alla Toro Flores di partecipare anche nella manifestazione dell'anno passato dandole una wild card. E la Toro Flores in funzione della wild card è arrivata a fare la finale anche l'altro anno e a vincere il torneo Eh sì, ha fatto della manifestazione del 2012. il bis. Chissà che non possa fare anche il tris, perché adesso io sono Ma andato sai, a dare. l'altro anno, come accennavamo anche negli anni passati, ci sono state anche delle ragazze italiane, tipo la Knapp o la Barnette, che hanno fatto un buon torneo, tranne per la Knapp che ha avuto uno dei soliti infortuni. Però considera che sia la Knapp che la Barnett quest'anno fanno parte della nazionale che fa la Fed Cup insieme Sì. alla Errani e alla Vinci. Quindi per l'ennesima volta comunque il nostro torneo è stato un portafortuna anche per loro, perché poi bene o male sono riuscite a rientrare nelle prime 100 posizioni e quindi oggi partecipano agli incontri della nazionale con le massime potenze tennistiche in campo femminile. Certo, e chissà che non potremmo vedere anche proprio la Knapp e la stessa Toro Flor all'edizione di quest'anno, perché la Toro Flor, ti dicevo prima, era andata a vedere la classifica, è tornata prepotentemente, quindi se teoricamente di ranking ci dovrebbe stare, se vuole venire ovviamente. Poi chissà, Ma ne noi abbiamo approfitteremo. ovviamente anche una grossa speranza che c'era stato proposto quest'anno la data del 15 aprile dalla Federazione Internazionale per il torneo. Sai, il nostro è sempre stato denominato il torneo pasquale, però onestamente farlo quest'anno nel periodo di Pasqua che cade adesso a fine mese ci spaventava un pochino per le condizioni atmosferiche. Successivamente poi c'è stata proposta l'attuale data che è quella del 27. E abbiamo accolto con entusiasmo questo spostamento perché poi noi veniamo subito a ridosso delle qualificazioni dell'Internazionale di Roma. Quindi questo ci fa sperare che magari qualche atleta che occupa veramente le posizioni di avanguardia del ranking in qualche modo possa prendere anche il nostro torneo come una manifestazione con la quale magari prepararsi agli Internazionali di Roma. Quindi siamo fiduciosi che magari ci possa essere anche qualche grosso nome che magari in qualche modo possa aderire quest'anno al nostro torneo. Le iscrizioni adesso si apriranno a giorni e praticamente fino a una settimana prima dell'inizio del torneo saranno aperte. Appena ci saranno chiaramente le entry list, magari poi avremo modo anche di fare magari degli articoli per mettere al corrente i nostri amici sportivi tennisti di chi verrà e Certo. parteciperà quindi alla nostra manifestazione. Però siamo molto fiduciosi in quel senso. Sergio, allora noi ti facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per questa Beh, organizzazione sicuramente. e insomma ci vediamo presto. Assolutamente, vi ringrazio perché siete sempre presenti e ci siete vicini. Grazie, Grazie a grazie a tutti. te Sergio, in bocca al lupo per In bocca tutto. al lupo. Ciao, grazie, credi. Allora, Gabriele, questo era Sergio Fiorini, presidente del Tennis Club di LF. Che ci ha dato delle anticipazioni importanti secondo me, Beh, sì. perché anche il fatto che la data cada a ridosso proprio dell'Internazionale di Roma è singolare e fa presagire che potrebbe esserci davvero qualche partecipazione illustre che potrebbe dare ancora di più risalto ad un torneo che, come abbiamo accennato, è in ascesa continua. E anche a Certo. livello mediatico, secondo me, poi vedremo tenniste molto preparate proprio perché c'è la possibilità anche di poter giocare a Roma, all'internazionale. Poi sono Stiamo date che parlando di un torneo. cadono anche a ridosso dei Grandi Slam, quindi sappiamo che dopo gli internazionali di Roma ci sono i tornei di Parigi e poi tutti gli altri grandi slam, Australian Open, US Open, Wimbledon. E quindi è l'inizio di una stagione, quindi secondo me a DLF vedremo veramente le gran belle partite.
Perché gli scorsi anni c'erano stati, vado sempre a memoria ovviamente, alcune adesioni sotto il numero 100, o se non sbaglio non mai più di 2-3 forse a torneo, ma comunque stavamo lì a ridosso dei 100. Chissà che quest'anno magari non ci possa Beh, essere quello che qualche ci ha numero detto, 70, 80, 60. sì, anche perché quello che ci ha detto Fiorini potrebbe essere proprio un'anticipazione davvero interessante questa, ecco, la Knapp dovrebbe venire di sicuro, anche la Torre Polare, ma non è escluso che magari qualche tennista di rango che faccia parte anche della nazionale italiana venga a fare appunto una sgambatura qui a Civitavecchia in attesa proprio di giocare l'internazionale e a recitare un ruolo da protagonista. Questo Ricordiamolo è un sempre, escluso, insomma. non l'abbiamo detto prima, lo diciamo adesso, è sempre un 25.000 dollari, quindi Sì, comunque non è anche un il budget torneo, tra virgolette, da economico. buttare. No, ma poi è un torneo che si gioca sulla terra. E sappiamo che gli internazionali e poi Roland Garros si giocano sulla terra. E quindi molto probabilmente verranno tenniste di un certo livello. Gabriele, vogliamo ripercorrere Sì. un po' le tappe di questo torneo partito nel 2005? Sì, Chi sono diciamo. state le vincitrici? Magari un po' il loro percorso, aggiornaci un po', ricordacelo Sì, più nel che altro. 2005 ha vinto Lani, che è un estone, ha battuto la Rudel 6-3-6-3 al primo turno, poi ha battuto due italiane consecutivamente, la Gabba 7-6-5-7 e poi ha vinto il terzo 7-6-2 e quindi la Oprandi col punteggio di 4-6-7-5-6-4. In semifinale ha fatto fuori la Vesnina 6-3-3-6-6-3 e poi in finale ha battuto la Milace, che è una rumena, col punteggio di 1-6-7-5-6-4. Il doppio l'ha vinto la coppia Radetzka e Zalavova, cecoslovacca, che ha battuto le sorelle Niculescu, che sono due rumene, col punteggio di 6-4-6-3. E Poi c'è il 2005, questo era il 2005. Poi c'è il torneo del 2006. dove c'è, ricordava prima anche Fiorini, c'era Caroline Sì, che è Wozniacki. stata battuta in finale dalla Muller, che ha battuto al primo turno la Zalavova col punteggio di 6-3-6-0, poi la Knapp, appunto, come dicevamo, che è andata fuori proprio con la vincente di questa edizione del 2006, 7-5-6-2, quindi la Muller ha battuto la Ferguson col punteggio 6-1-6-2 ai quarti. In semifinale ha sfiorato la Peribinus, un'ucraina, con il punteggio di 5-7, 6-3-6-4. In finale ha battuto proprio Caroline Wozniacki, che come diceva Fiorini, poi è stata la numero uno nel ranking mondiale WTA col punteggio 6-1-6-1. Nel doppio ha trionfato la Radetzka in coppia con la Muller, hanno battuto la Peribinis con la Strikova, che sono ucraine e cecoslovacche, 6-7-6-3, 7-5 il punteggio finale. Quindi bis qui della Müller che si è andata a togliere la soddisfazione di Gran battere la forma nel futura 2006, numero uno, poi la sì. Wozniacki. Nel 2007 invece ha trionfato la Kustova, che ha battuto la Petkovic col punteggio di 5-7-6-1-6-1 al primo turno, poi la Ferguson 7-5-6-1, quindi la Nagy col punteggio di 6-2-6-3, poi la semifinale non l'ha giocata perché la sua avversaria si è ritirata e in finale ha battuto proprio la Knapp col punteggio di 3-6-6-4-6-4, quindi in 3-7 è stata una partita combattuta con l'italiana. Piccolo break di 30 secondi prima di Sì. continuare col 2008. Ricordiamo che tu dicevi, parlai di finali, di italiane. Le italiane sono arrivate in finale. Arrivate in finale, se non sbaglio, la Knapp, è arrivata la Floris, è arrivata la Remondina nel 2011, se non sbaglio, però non l'hanno mai vinto. Forse l'anno buono questo, magari. Lo dicono, si dice ormai almeno da 3-4 anni. Speriamo l'anno buono. L'anno Beh, certo, scorso. però, come diceva Fiorini prima, le tenniste italiane, quelle che hanno partecipato l'altro anno al DNF, quest'anno hanno fatto anche la Fed Cup, l'ex Coppa Davis, quindi sono in forma in questo momento. Ricordiamo che la Canapa era reduce da infortuni, quindi quest'anno se partecipa, come dicevamo, perché ancora non abbiamo il palinsesto ufficiale, partirà sicuramente con i favori del pronostico, anche perché ha giocato molto e, ripeto questo concetto di prima, viene a ridosso degli internazionali di Roma, quindi sicuramente dovrà presentarsi in grande forma a questo torneo, se verrà. Poi Knapp martoriata un po' dagli infortuni della sua Sì. carriera, poteva dare, una giocatrice che poteva dare Molto sicuramente forte molto di più, però fisicamente, sì, quindi. ha un gran fisico, una stazza prepotente, fra virgolette, se vogliamo, Un po' di se mi cristallo. passi questo termine, però come tutti i fisici robusti, magari sembrano così robusti, poi nascondono fragilità tante volte Certo. e mettono di più, ci mettono di più anche a recuperare, fra Eh sì, l'altro. eravamo rimasti a lei che nel 2007 ha perso proprio la finale con la Kustova, mentre il doppio l'hanno vinto la coppia Zelavic e Koristeva, bulgari e ucraini, contro Kustova e Makarova col punteggio di 7-6, 5-7, 6-1. E questo per quanto concerne il 2007.
Nel 2008 invece la Giazzami, un'argentina, ha battuto la Scheffler col punteggio di 6-1-6-1, poi la Klafner col punteggio di 6-1-6-2, quindi la Karančeva, una bulgara, col punteggio di 6-4-6-4, in semifinale ha eliminato l'Auro, argentina, col punteggio di 6-2-4-6-7-6, in finale ha battuto la Erchog col punteggio di 6-2-6-2, nettamente. Qui la finale è stata Senza storia. senza storia. E nel doppio hanno vinto Cravero e Giazzami, che quindi ha bissato il successo, ma ha fatto una Muir nel 2007. E nel 2006, scusa, battendo la Chieppa e la Kustova col punteggio finale di 4-6-6-3, cioè, 10-6, quindi anche qui gli italiani non sono riusciti neanche a vincere nel Nel doppio, doppio, fra perché l'altro. la Chieppa hanno perso col punteggio di 10-6, quindi è stato un terzo set Sì, sempre per proprio poco, poi è mancato sempre un pizzico martoriante, alle diciamo. italiane. Speriamo. Arriviamo al 2009 con la Erchog che vince il torneo, batte la Virgili 6-2-6-2, italiana, poi la Sanchez, una francese, col punteggio di 6-2-6-3. Sempre l'Erchog, che è una slovena, ha battuto la Meusburger col punteggio di 6-4-6-3, una striega, poi la Kustova col punteggio di 6-2-1-6-6-2. In finale ha eliminato la Petkovic col punteggio di 6-2-6-4. E poi nel doppio, Kraut e Vedi, Argentina e Francia, hanno battuto la Kustova e la Pocek, due bielorusse, col punteggio di 6-1-6-1. Un doppio senza storia anche questo in finale. Arriviamo al 2010, nel 2010 ha trionfato la Voracova, una cecoslovacca, che ha battuto la Pociabova, che è della Slovacchia, col punteggio di 6-0-6-1. Quindi la Buriaciok, che è un'ucraina, col punteggio di 6-4-1-0, poi si è ritirata. La Ondraskova, col punteggio anche qui, si è ritirata. Quindi vediamo che la Voracova ha un percorso abbastanza semplice da questo punto di vista, ha avuto due ritiri sul suo percorso. Poi ha battuto la Schraff, una tedesca, col punteggio incredibile, anche qui si è ritirata. E quindi Strada arriviamo in finale. Praticamente la spianata. Voracova non ha mai giocato. Ha battuto 6-3-6-3 la Floris, tanto per cambiare, un'italiana che ha perso, come dicevi tu prima, in finale un punteggio netto contro però un'atleta che era molto riposata. Come si dice, poi nello sport serve anche Un pizzico fortuna, di la chiamano fortuna, così. sì, questa indubbiamente ha giocato solo una partita al primo turno. Mentre nel doppio la Kustova con la Voracova, che quindi ha fatto il bis, hanno battuto la Hani e la Buriakov col punteggio di 7-5-7-5. Nel 2011 ha vinto la Torre Flor, che ha E qui comincia. battuto l'ascesa, il trionfo della Torre Flore, che vincerà quindi per 2 anni consecutivi. La Torre Flore ha battuto la Jani 6-0-6-4, poi la Zec Peskiric col punteggio di 6-4-4-6-6-2, la Torp 6-1-6-2 e la Chaka Snarvili, che è una georgiana, col punteggio di 6-3-7-5, e poi la Rimondina col punteggio di 6-4-6-4. Il doppio l'hanno vinto la Harmsen e la Jani col punteggio di 6-2-6-3. Una notazione sulla Torre Flore: i primi turni sembra sempre che fatichi un po'. Poi anche in base ai punteggi vediamo che dai quarti in poi prende il via e diventa Sì, praticamente inarrestabile. ci E mette un po' questa è a. una caratteristica però dei grandi giocatori, che salgono È in vero, cattedra nei momenti cruciali. anche nei grandi slam, anche Sì. È nel tennis che conta veramente, è così, questo così, come abbiamo visto molte è volte indicativo. Djokovic anche negli US Open, avere problemi all'inizio, faticare I e poi giocatori si vedono nel momento vero. topico, sì. Sicuramente anche qua vedremo nel 2012, infatti questo dato è confermato perché la Torre Flore nel primo turno con la Djukic Salkic, che è una bielorussa, fatica ma porta a casa il match 7-5-7-6 al tiebreak. No, 7-5-7-6, sì, al tiebreak, scusate. Poi ha battuto la Schoofs, che è un olandese, col punteggio di 6-7 al tiebreak, primo set, e poi 2-6. E poi non fatica più perché batte la Knapp, l'italiana, col punteggio di 6-4-6-0, ma ricordiamo bene quell'incontro, la Knapp non stava molto bene, aveva dei Qualche problemi problema fisico, fisici. sì. Poi la tedesca Wöhrl, che fu una sorpresa, ma l'ha schiantata, la Torre Flora l'ha battuta al punteggio di 6-2-6-3, e in finale ha avuto qualche problemino, ma non troppo, con la Bagel Zimmer, che fu un po' una sorpresa del torneo, anche se era una tennista un po' in là con gli anni, un po' datata, sappiamo nel tennis. Più si è giovani e meglio è, e comunque l'ha battuta a 3-6, 7-5-6-2, ha ceduto soltanto un set contro una giocatrice che era molto in forma. E nel finale del doppio hanno vinto la giovane, che è un'italiana, con la Shamaiko insieme, è una russa, battendo la Bogdan e la Olaura, e Olauru, scusa, due rumene, col punteggio di 6-3, 7-5. Quindi qui un'italiana è riuscita a vincere la giovane, che probabilmente si ripresenterà anche nel singolo, sperando che poi possa far bene. Allora, Questo è quanto. Gabriele, io innanzitutto ti faccio i complimenti per la pronuncia, non so se hai passato qualche Giazzami. vacanza all'est Europa, comunque complimenti per la pronuncia. E a parte gli scherzi, ovviamente noi saremo lì quest'anno, lo seguiremo come provincia TV, come la provincia, come CV Online, seguiremo l'ITF Tirreno Power
Women Tour, come Anche perché sempre, la nona speriamo che il tempo edizione. sia più clemente, perché l'altro anno fu brutto tempo, tanto che fu sospesa per una giornata, gli incontri furono sospesi, ma stanno 28 aprile, si presume che siano giornate Speriamo. semi-estive, insomma. Speriamo, farà più caldo, sarà più dura, si suderà di più, ma hanno Staremo lì. dimostrato di essere grandi atlete. Noi ci metteremo il Faremo tutto cappello, tennis, magari, tutto e lo tennis. seguiremo. Allora, l'appuntamento quindi è con il tennis che conta, un 25.000 dollari, come abbiamo detto, qui a Civitavecchia, sui campi in terra rossa del DLF. Per oggi è tutto, un saluto da Alessio Alessi, anche da Da Gabriele Gabriele Alessi. Dossi, arrivederci.